l'Italia degli chef oggi è qua. E guarda qua, tutta bella gente che stasera grande voce inciterà. Tutti gli attori e cibi da gustare, e voilà, son tutti ad assaggiare insieme dalla nostra terra. E poi un messaggio a tutto il mondo noi mandiamo: venite nel Cilento a mangiare, con gusto questa vita noi viviamo. Con gusto nel Cilento a mangiare, con gusto. Bentornati a una nuova puntata di 105 con gusto. Mi trovo qui a Tor Orsaia, insieme con me c'è Giusta Cedrola e oggi in località La Sellata prepareremo una ricetta che ci preparerà lei. Bentornata, bentrovata, come va Giusta? Benissimo, felicissima, un po' di caldo ma è periodo suo, quindi ci dobbiamo... Un po' di caldo, un po' di freddo, non ce ne può fregare di meno, ma noi siamo sempre con gusto. Certo, prima il gusto e poi tutto il resto. Vedo che su questa tavola c'è di tutto di più, la nostra dieta mediterranea naturalmente. Vado a scoprire, ecco qua, c'è un po' di carne. Perché oggi... Cosa facciamo? Una ricetta molto antica, molto povera, però l'arricchisco un po' a modo mio, o meglio, questa ricetta me la insegnò una signora, la signora proprietaria di casa dove abitavo quando abitavo a Scafati. E io ho girato il mondo. Hai girato il mondo? Scafati. Perfetto, e a me, una volta che sei stata a Scafati, basta. Sì, sì, poi... No. Poi sai, a Tor Orsaia ora ti puoi fermare, mi sembra giusto, ecco, non esageriamo. No, no, da qui non ci muoviamo. Era un modo molto semplice per far sì che i bambini, i ragazzi di allora, dei miei figli, che erano piccoli, mangiassero la zucca. E lei mi insegnò questo sistema. Zucca o zucchine? Useremmo le zucchine un po' più cresciute, però diciamo che la ricetta originale di... Queste sono del tuo orto? Queste sono, sì, vengono dalla mia campagna, produzione di Mario Castelluccio, che è mio marito. E salutiamo Mario! Eccolo qui, dietro le quinte. Lui non apparirà mai, anzi quando io dico lo nomino dice perché? No, vabbè, ciao Mario! E niente, sono prodotti nostri. Dicevo, questa è una ricetta molto povera. Si faceva con la zucca, in effetti, non con le zucchine, però viene ottima lo stesso. E quindi vado. Come procede? Passire un po' la cipolla, dopodiché metterò la carne trita. Una volta che si è bella colorata, metterò le patate, di seguito le zucchine tagliate a tocchetti. E uno o due pomodori, giusto per dare un po' di colore, e poi metto prezzemolo. Una ricetta leggerissima. Beh, procedi, inizia giusta. Sicuramente sarà contento il nostro amico dottore Latriglia, il nostro amico Nico Scarano della palestra Bodyline, ecco, tutti coloro che mi danno sempre consigli per rimanere un pochino in dieta, ma io niente. Facciamo finta che non ci dicono niente quando non ci vedono. A me piace mangiare, a me piace gustare tutto, poi io sono una curiosona, allora tutte le cose che vedo, mi piace. Vuoi il coltello? Prego, io ti faccio da assistente, stai tranquilla. Cercavo con gli occhi Filomena. Filomena che è qua dietro le quinte, che sta, che si è rilassata viene Filomena. Prego. Come procede? Allora, come vedi, ho fatto rosolare la cipolla
e la carne trita. Preciso che la carne trita io la prendo mista, un po' vitello e un po' maiale, perché sì, se ci dobbiamo far male ci facciamo male per, per davvero. A questo punto ho aggiunto le patate tagliate a tocchetti. A breve, non appena si saranno un po' amalgamati questi due ingredienti, aggiungeremo la zucca. Ecco qua la zucchina. Diciamo che le patate si sono ben amalgamate con la carne, aggiungiamo la zucca, la zucchina, dobbiamo essere precisi, questa non è zucca, è zucchina, ma ripeto, anticamente era fatta con la zucca. E faccio insaporire un po' tutti questi ingredienti insieme. A questo punto aggiungo due o tre pezzettini di pomodoro. I pomodori li fai a pezzettini, così si sciolgono meglio, si amalgano bene tutti gli ingredienti. E ci spezzettiamo un po' di prezzemolo, un po' di sedano. E alla fine allora andiamo poi ad aggiungere il botta, mettiamo il basilico. Basilico, perché poi il profumo deve rimanere. Sì, resta più intenso. Per quanto tempo lo facciamo cuocere? Ah, così tenera, penso che 20 minuti, mezz'ora è pronta. E intanto ci facciamo una chiacchiera e diamo la linea a nostro regista Lorenzo Piccarelli e vediamo cosa ci racconta Marzia Giudice. Ciao Francesca. Oggi voglio parlarti di TechnoShape, che è un trattamento viso-corpo veramente rivoluzionario. Infatti ricompatta il derma, riduce i rigonfiamenti, minimizza le imperfezioni causate dalla cellulite e riduce gli stati infiammatori tipici della pelle a buccia d'arancia. Ma come ti dicevo, è anche un ottimo trattamento viso. Infatti combina tre potenti tecnologie che agiscono contemporaneamente, producendo un effetto lifting visibile già dalla prima seduta. Che dire, non vi resta che provarlo. Ti aspetto. Grazie Marzia, alla prossima. Grazie sempre per i tuoi consigli, ti verremo a trovare. Giusto ora vai ad aggiungere l'acqua. Ora vado ad aggiungere un po' di acqua. Lo lasciamo cuocere. Sì, e poi resta a cuocere piano piano. Giusto, è pronto? Siamo pronti per l'impiatto? È velocissimo, una ricetta veloce. Intanto che tu hai preparato è arrivata Ondina. Ciao Ondina. Ciao. Ciao. Abbastanza bene. Mi fa piacere sempre, anche quando ci vieni a trovare per un attimo. Sì. Vieni sempre, dai. Vengo. Sono sempre venuta. Nonna Ondina, grazie. Filomena qui vicino a noi, giusto, sta impiattando. Naturalmente passiamo subito all'assaggio. Io adoro questo momento, in modo particolare quando mi preparano queste cose con questi ingredienti del nostro territorio, la dieta mediterranea viva, viva, viva. Camperemo 150 anni. Sì, anche più con queste. Almeno ce lo auguriamo! Ce lo auguriamo! È già una buona partenza, no? grazie. Mi scappa un attimo, Giusta. Ti passo un attimo il microfono nel frattempo che io assaggio. Riassumi in un secondo il tutto. Prego. Ok. Allora, una ricetta semplicissima. Molto estiva, perché si prepara in questi periodi. Velocissima, con un piccolo qualcosa in più abbiamo aggiunto, che è la carne trita. In genere si fa patate e zucca, ma io ci ho aggiunto la carne trita per far sì che mangiassero anche i bambini. Buonissima, complimenti. Che dire, siamo aggiunti alla fine sempre con una ricetta gustosissima, sempre gentilissima, grazie Giusta che ci inviti e ti metti a disposizione, grazie Ondina, grazie a Filomena, grazie anche agli amici naturalmente che ci seguono, grazie a tutti voi, grazie per la disponibilità, grazie per tutto.
prossimamente quando ci sentiamo. Ci sentiamo e ci prendiamo l'appuntamento. Prendiamo il prossimo appuntamento. Io, lo sai, sono sempre disponibile, mi fa molto piacere di poter fare queste cose, mi dai una bellissima opportunità davvero e ti ringrazio. E quando posso, e poi comunque io do fastidio sempre a queste mie amiche, quando una alla volta, però devo dire la verità, sono sempre disponibili con me e li ringrazio di cuore. Grazie a te, grazie per quello che ci regali naturalmente, grazie agli amici che ci seguono da casa e come al solito vi do l'appuntamento alla settimana prossima, sempre e soltanto con gusto, mi raccomando, alla prossima, ciao! Mm-hmm.